City Books Web, qui nel nostro studio abbiamo ospiti in questo momento Michele Foschini e Caterina Marietti, per un motivo ben preciso che poi vi spiegherò. Io in questo momento approfitto, non è un'imboscata, l'avevo avvisato prima, di Michele, perché togliamo qualche curiosità agli amici che scrivono in redazione chiedendo qualcosa sull'attività dei traduttori. E chi meglio di Michele, di cui approfitto, può toglierci qualche, darci qualche aneddoto, visto che lui, ad esempio, che i titoli sono tanti, è il traduttore dell'albo del cinquantennale di Asterix, pubblicato infatti, da Mondadori. Lavoro... Una bella responsabilità. Lo è stato, anche perché abbiamo dovuto saccheggiare le fonti originali, perché ci sono molte citazioni di albi importanti nel mito di Asterix. Perfino la Fondazione Mondadori ci ha inviato albi storici ormai non più in ristampa, perché io potessi trovare le battute originali. È stato un lavoro di collage, di humor, è stato molto piacevole. Tu però sei molto attivo come traduttore anche per quello che riguarda la saggistica e soprattutto i romanzi. Sì. Vogliamo citare qualche grande autore che ti ha tradotto? Ho tradotto buona parte del romanzo di Alan Moore, La voce del fuoco, una delle cose più difficili che abbia tradotto in vita mia. Ho tradotto un numero eccessivo e scandaloso di romanzi di Tom Clancy, perché pare che io sia un esperto di armi e munizioni, anche se sono una persona molto pacifica, e traduco alcuni romanzi di Jeffrey Deaver per Rizzoli. Magari approfondiremo la cosa in futuro. Per la prima curiosità che io per prima voglio togliermi è: ci sono grosse differenze tra il tradurre fumetti e tradurre magari romanzi come quelli citati? Sì, ma non è una differenza facile da riassumere, perché va in due direzioni. Da un lato è più facile tradurre estemporaneamente qualche fumetto, anche se non si ha un'esperienza di traduzione letteraria, a causa della brevità dei periodi nei balloon e nelle didascalie. Però lo stesso problema a volte costringe a una sintesi che copra tutti i significati di quello che dice una battuta senza allungarsi, perché quando traduci non puoi ingrandire le nuvolette a piacimento, quindi devi, come il doppiatore che adatta i testi di un film sapendo di avere un secondaggio preciso. Noi non abbiamo il problema del labiale da sincronizzare, ma ci avviciniamo molto a quelle difficoltà. Ok, Michele è un mio amico da tempo e ne approfitto anche per rispondere a un'altra domanda che ci fanno non solo gli amici di Busso, anzi soprattutto gli addetti ai lavori. Cosa bisogna leggere per fare fumetti? Allora, la risposta è quella classica, che si può suonare banale, di tutto. Sì, decisamente. I romanzi, i saggi, tutto quanto. Io ne approfitto per citare ad esempio questo, libro appena uscito, quindi colgo l'occasione anche perché è un personaggio che mi ha fatto conoscere Michele, Le Petit Nicolas, che in Italia è sempre stato relegato alla scolastica sul francese, invece in Francia è un mito assoluto, recentemente consacrato anche sul grande schermo, ed è un personaggio ironicissimo creato dal papà di Asterix, René Goscinny. Bene, dai, passiamo al vero motivo per cui siete qua. Vi ringrazio per quello che avete detto, approfondiremo eventualmente in futuro. Come avevamo annunciato, Cartoonist 2010 debutta una nuova casa editrice ed ecco qua i fondatori, le persone che vi ho presentato. A questo punto lascerei la parola a Caterina, che molto gentilmente ha pazientato per farmi togliere queste curiosità. Di questo abbiamo già parlato con gli autori, comunque vale la pena rimarcarlo. Il primo titolo edito dalla Bao Publishing. Esattamente. Ci siamo innamorati subito di Chu, perché comunque è una storia originale, divertente. E poi siamo stati ovviamente, abbiamo visto il grande successo che ha avuto in America, come avete detto ieri, per la 11ª settimana nella top list del New York Times, ha avuto un successo enorme. Abbiamo lottato molto per questo titolo, perché anche in questi giorni abbiamo scoperto che un sacco di editori lo volevano. Ci hanno fatto i complimenti per la rapidità. Però lo volevamo, era il miglior debutto possibile per avere anche una serie che continuava. Infatti il secondo numero uscirà a Lucca e poi è divertente, è ironico. Questo è indicativo della vostra scelta editoriale o il vostro catalogo, le vostre prospettive per il futuro prevedono anche altri tipi di pubblicazioni sotto a fumetti o anche eventualmente non fumettistiche? Ovviamente ci sarà sia una parte molto filoamericana, come che è rappresentata da Chu in questo caso. Poi passeremo anche a un po' di produzione francese, quindi abbiamo il nuovo fumetto di Peters, l'autore di Hergé, Pillole Blu, che si chiama Pachiderma. Poi abbiamo un'altra cosa francese bellissima, secondo me, che è Mia mamma in America ha incontrato Buffalo Bill,
di Émile Bravo, che è questo. Scusami, l'autore del bellissimo Spirou l'anno scorso di Planeta. Che abbiamo scoperto per caso in Belgio un giorno, stavamo andando al museo Tintin, tra l'altro, e ci siamo messi a leggerlo in treno e tutte e due abbiamo pianto come degli agnellini. Il cioè una cosa capotreno che... ci ha chiesto se qualcosa non andava, sì, perché c'erano due persone in uno scompartimento in lacrime. Quindi la scelta è dettata da cose che amiamo, cioè questa è proprio, cioè in tutte le cose che usciranno nei prossimi anni sono tutte cose che noi amiamo profondamente e che speriamo ami anche il pubblico. È proprio bello, è bello sempre quando parliamo con addetti ai lavori che propongono fumetti dopo averli amati loro per primi, non so. Sì. E qua in fiera avete anche una proposta un po' particolare, sì. Questa è soltanto per chi vi viene a trovare nelle fiere o quando in occasione di incontro con il pubblico, giusto? Questa io non l'ho ancora vista, io per primo ti chiedo che cos'è. L'ha scoperta Caterina in una libreria di Bruxelles e mi ha costretto a comprarne due copie. Abbiamo scoperto che il piccolo editore francese che fa questi opuscoli, che ricorda un po' la realtà italiana di Self Comics, se ricordi, che c'era fino a qualche anno fa, è composta di illustratori, per esempio di copertine di CD, come spesso fa Renaud che ha fatto questo albo, e ha tra le altre cose questa piccola collana dove Sigmund Freud lascia parlare supereroi o altri tipi di personaggi, perché per esempio... Sì, avremo a Lucca uscirà quello, la psicanalisi dei cartoni animati giapponesi anni 80. Dove ti troverai il protagonista di City Hunter piuttosto che Kenny il guerriero, che rispondono delle loro turbe psichiche a un Freud sempre muto e monolitico. È un piccolo oggetto che per noi ha uno scopo importante, sì. Incontrare i nostri lettori e dare loro qualcosa che non diamo con la normale vendita attraverso le librerie, perché ora è l'inizio, è difficile capirlo, ma ci sono molti modi di confrontarsi col pubblico e secondo noi il più bello è vederli e premiarli con qualche cosa che... A noi fa molta, quando andiamo a una fiera internazionale, lei litiga sempre con me per il no, il primo stand che vediamo è quello perché c'è quell'edizione limitata, io la voglio subito, la io va bene, andiamo prima lì. Sì, so che voi viaggiate molto proprio per cercare nuove proposte da presentare in Italia, come quelle che ci ha elencato, che a questo punto aspettiamo con grande interesse. E invitiamo chi volesse approfondire la conoscenza della vostra casa editrice e delle vostre proposte a visitare il vostro sito, voi che siete così. Sì, la nostra pagina Facebook è molto attiva perché abbiamo usato una tecnica un po' particolare, praticamente ogni settimana mettiamo o la copertina di un libro o una spilla, un regalo, qualcosa sulla pagina Facebook senza avvertire nessuno. I primi 5 taggati vincono o il libro o quello che abbiamo messo. A noi serve perché quando tu metti la tua tag sulla foto, la nostra copertina appare nella tua pagina e ci stai facendo pubblicità. Però tutti l'hanno presa con grande simpatia, al punto che tornati da una fiera a Seattle abbiamo messo in palio una tazza di Starbucks e in 2 ore 53 persone se la sono contesa. E quindi è un modo per, in qualche modo, diventeranno i nostri migliori recensori, ne siamo sicuri. Benissimo, allora sono contento perché incontrandovi abbiamo avuto modo non solo di farvi conoscere le vostre proposte, ma anche tutte queste iniziative che in un'epoca di multimedialità comunque sono, non dico inevitabili, però è bello che vengano, il fumetto si sta un po' svecchiando forse, sta andando incontro alla nuova generazione, alle nuove tecnologie e quindi ha un modo di proporsi a volte rimanendo fedele a se stesso ma con modalità nuove. Sì. Ti facciamo noi un invito, Sergio, perché il 17 di maggio ci sarà a Milano Émile Bravo, l'autore di questo libro commovente, e io quasi quasi te lo faccio leggere davanti alle vostre telecamere così anche i tuoi ascoltatori possono vederti piangere. Guarda, sei a livello dello Spirou che ha pubblicato con Planeta. È più commovente. È ancora più commovente. Allora vediamo se è possibile onorare questo impegno, faremo l'impossibile per esserci con Bookshop. Io per intanto vi ringrazio per questa bella chiacchierata. Grazie e ricordo grazie a tutti Bao Publishing appena nata, come dicono in inglese, tu che sei un alive and kicking, bello vivo e scalpitato. No, alive and kicking vuol dire sono ancora vivo, di solito ti dicono break a leg, ma in italiano suona rompiti una gamba, quindi facciamo finta che va bene così. Vabbè, io volevo dire che appena nato già galoppa e già noi corre, diciamo che a questo che punto abbaia e morde. Mi limiterò a ringraziarvi e darvi appuntamento grazie alle prossime. Grazie. Ciao, grazie.